Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi consueto ormai appuntamento sui giochi trattati in settimana e dato che siamo fine mese proviamo a mettere i migliori titoli di questo mese di gennaio, un mese che è andato tutto sommato molto bene. Che cosa vi ho portato questa settimana? Lo vediamo rapidamente, vi ho portato Snowtopia, Cosmocrats e Simpocalypse. Non ve li farò vedere, insomma, sono gli ultimi giochi usciti, insomma, ma oggi ci focalizziamo sui migliori. Giochi che comunque Simpocalypse, Snowtopia e Cosmocrats vi sono piaciuti. Ovviamente alcuni giochi di questo mese sono usciti da pochi giorni, ma comunque la linea delle visualizzazioni sono sempre le stesse, quindi reputo questi dati attendibili, anche se alcuni sono usciti magari anche quasi un mese fa, 20 giorni fa, 25 giorni fa, però insomma, questo è quanto. Allora, a parte questi giochi della settimana, io ho intenzione, settimana prossima vi avviso, arriverà un altro video su Empyrion, che ho fatto, un piccolo approfondimento sulla base che ho costruito. Andiamo a vedere gennaio com'è andata, quali sono i giochi che avete visto di più. Tra l'altro voglio anche ringraziarvi per le live perché siete stati veramente numerosi, veramente tanti, non me l'aspettavo. Allora, i migliori giochi che, diciamo, quelli che avete più visto voi, più gradito voi, e poi vi dirò quelli che ho gradito io. Allora, iniziamo con Mr. Pepper, perché Mr. Pepper lo avete gradito veramente su ogni fronte, sia sul fronte delle visualizzazioni, sia sul fronte dei mi piace. Questo è un gioco, per quanto magari non innovativo, però ha quella calma, quella riflessione, quella gestionalità che piace molto anche a me. E quindi Mr. Pepper è il vostro vincitore. È il vostro, diciamo, perdente, cioè quello che ha riscosso meno attenzione, è Painscreek Killings. Io lo reputo un gioco davvero molto molto innovativo, perché innovativo, anche se la grafica non è nuova, non è moderna, non è fotorealistica, è molto interessante perché fa andare la mente, insomma, poi magari tante volte uno vuole rilassarsi, quindi posso capire anche questo aspetto. Però so che alcuni di voi lo hanno comprato e ringrazio, li ringrazio veramente, veramente tantissimo. Tra l'altro ringrazio veramente tantissimo anche Sirius 1985 che mi ha scritto, lo ha comprato, gli sta piacendo molto anche Ivan Di Pietro. Ringrazio anche soprattutto Sirius, appunto, per il regalo che mi ha fatto, mi ha regalato la trilogia di Deponia, lo ringrazio veramente tanto. Invece il mio gioco non è proprio quello, perché i due migliori giochi per me sono appunto Mr. Pepper, ma il mio vincitore è Dyson Sphere Program. Vi ho fatto comunque anche una piccola playlist che trovate nella pagina principale del canale. Ho già fatto 3 episodi, adesso non so se ne farò altri, però mi è piaciuto molto quello. E come stile rilassante mi è piaciuto anche My Little Blacksmith Shop. Ecco, questi sono i miei, diciamo, 3 favoriti. Quindi Dyson Sphere Program, Mr. Pepper e My Little Blacksmith Shop. I 3 migliori di gennaio, ma il migliore in assoluto vince Dyson Sphere Program. Fatemi sapere i vostri pareri e ci rivediamo per un prossimo mese di febbraio.